No, no, ma vabbè, come ti manca? Beh, noi abbiamo una cosa che è molto strana, che mi sono reso conto viaggiando e vivendo fuori, che ho vissuto qua, ho vissuto in Liguria, ho vissuto all'estero. Non abbiamo laboriosità, anche perché non abbiamo forse le caratteristiche di dimensioni per essere come il romano, come il milanese, come il fiorentino, però c'è un attaccamento e un'idea dell'essere l'Ariano, dell'essere del lago, dell'essere di Como, che è veramente forte ed è una caratteristica L'identità lariana. italiana, è molto forte, e ti rendi conto che comunque ha avuto una sua storia, non è mai stata schiava di Milano, non è mai stata schiava, cioè il fatto di essere stati comunque ghibellini imperiali, essere sempre stato contro tutto, essere stato contro la Lega, ci rende in qualche modo. E te ne accorgi quando viaggi, ti rendi in qualche modo speciale, nel senso, non vuol dire non migliore o peggiore, però ecco, non trovi un comasco che quando va fuori dici di dove sei, Milano, è più facile che lo faccia il Monzese, che lo faccia quello di Lodi, lo può fare il Varesino, il Varesotto, il comasco non lo fa, quello di Vecco lo fa di sicuro, il comasco non lo fa, il comasco dove sei, sei di Como, questo ti rimane dentro e poi è una delle città più belle del mondo e poi devo mangiare la cassola, la polenta, uce, i missoltini, perché sennò buonissime tutto il resto, ma mi manca nel sangue.